la notissima scrittrice Dacia Maraini al Festival del Libro Possibile. Questa sera lei ha affrontato un argomento molto difficile, molto complesso, però che va direttamente al cuore dell'uomo, ma anche ai diritti dell'uomo. Sì, si tratta proprio dei diritti civili, famosi diritti civili. Il nostro è un paese dove la Chiesa ha avuto una grande importanza. Io rispetto la fede, ho un grande rispetto e considerazione per chi ha fede, però non mi piace che sulle leggi dello Stato debba intervenire la Chiesa, questo è il punto. Quindi i diritti civili devono essere autonomi dalla Chiesa. E la Chiesa che ha creato questa difficoltà nei riguardi dei diritti civili che riguardano la fine vita. E siccome la vita si è allungata moltissimo, le macchine sono diventate sempre più sofisticate, tengono in vita delle persone che biologicamente sono morte, e bisogna fare delle nuove leggi e bisogna regolare queste diversità, perché una volta una persona moriva e basta. Oggi invece si può tenere in vita un corpo che è morto praticamente. Questo crea dei problemi perché i parenti, ma anche la persona stessa che soffre, sta malissimo, dice vuole staccare la spina. Allora noi diciamo che lo staccare la spina deve essere un diritto legalizzato e non una cosa che si fa come si fa in questo momento in Italia, ma clandestinamente. E con lei... Grazie.